Ok, siamo in diretta. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Eccoci qui. Allora, come stai? Bene, bene. Ti sento un po' in ritardo, c'è un po' di sfasamento tra la voce e il video, ma ti capisco, ti sento bene. Sì, è un po' la rete, un po' che arriva a Lecco. Siamo in mezzo alle montagne, deve attraversare qua il Resegone, ci vuole un po'. Ci far su e giù. Un attimo. Deve fare il giro. Eccoci qua. Allora, intanto che aspettiamo qualche collegamento e soprattutto che ci danno l'ok per l'audio video, perché io ogni intervista e ogni uscita è una novità, c'è sempre qualcosa da modificare. Come oggi le slide è una novità, per fortuna sono oggi riuscito facciamo a... Facciamo anche la condivisione dello schermo, grande cosa. Siamo proprio grandi passi, infatti staccatevi pure dalla diretta di Killian, perché non vedrete assolutamente niente di meglio che quello che avremo noi da proporvi. Ok, finalmente ecco qua i primi collegamenti. Ciao a tutti. Renzo, per iniziare io direi una tua presentazione, lascio a te la parola, presentati. Ok, grazie alle conferme. Ci danno l'ok che si vede e si sente bene. Raccontaci un po' chi sei, cosa fai, sia accademicamente ma anche sportivamente, perché secondo me c'è qualcosa di bello anche lì. Allora, io sono al di qua del Resegone, sono vicino a Lecco, sono sul lago di Como, mi divido tra il lago di Como e l'Alta Valtellina. Professionalmente faccio il fisioterapista, sono un fisioterapista osteopata con una specializzazione in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici e mi occupo in particolare degli infortuni legati alla corsa e da qualche anno collaboro con la clinica del running, insegniamo appunto come gestire, come prevenire, come gestire gli infortuni legati alla corsa. Dal punto di vista sportivo io sono sempre uno che si è mosso parecchio, sono uno di quelli che prima di cominciare a camminare ha provato a iniziare a correre. E ho passato la mia infanzia con i DPCM di mia mamma a girare intorno al condominio. Quando mi dicevano di non allontanarmi, io avevo già imparato la regola dei 200 metri e giravo intorno al condominio. Abito ancora qua, faccio i giri intorno al condominio. Mi sono sempre mosso tanto. Sempre fatto atletica leggera, ho un passato sui 400 piani e 400 ostacoli fino a 26-27 anni, poi ho piantato lì con la pista e mi sono dato alle corse su strada, ogni tanto faccio qualche puntatina anche in montagna con scarso successo. In montagna mi piace più che altro andare con gli sci, vado con le pelli, faccio un po' di sci alpinismo d'inverno. Quindi corro da solo, faccio sci alpinismo da solo, mi piace andare in montagna, quest'anno ho scoperto un po' la mountain bike. Ora, alla fine lo sport che mi riesce meglio è il distanziamento sociale, quello lo pratico sempre benissimo. Non hai fastidi in questo periodo? No, no, quello, io sono bravo, sono ben allenato a farlo. Quindi, ecco, mi raccomando, raccomandazione a tutti, tenetevi ben lontani dagli altri, giò de dos, tenete le distanze. Tenetevi le mani lavate e tenetevi in movimento, soprattutto, che sono le cose più importanti. Niente, dal punto Assolutamente. di vista, dicevo, lavoro come fisioterapista in un centro di medicina dello sport qui a Lecco e a Mandello dell'Aria, dove faccio anche valutazioni della corsa, sia per la prevenzione che per il trattamento degli infortuni di chi corre, sia chi corre in montagna che chi corre in piano. E niente, sono un libero professionista. Sono uno politicamente molto scorretto, infatti sto antipatico a molti, non ho molti peli sulla lingua, quando devo dire qualcosa lo dico subito. È un modo di lavorare abbastanza diverso da tanti miei colleghi. Cioè, io sono uno, se deve dire una cosa la dice subito, cerco di vedere le persone poche volte, di renderle indipendenti, e questa è una delle cose che mi accomuna con la filosofia della Running Clinic. Cioè, cerchiamo di educare al movimento, cerchiamo di spingere tutti verso l'attività fisica, in modo che lo sport e il movimento siano la medicina che fa star bene. Quindi cerchiamo di vedere le persone poco noi. Se le persone non ci vedono, ci vedono solo al bar o ci vedono quando siamo in giro a correre, abbiamo fatto bene il nostro lavoro.
al bar non adesso. Bar no, ah, però da sport in qualche modo riusciamo. Ok, bene, allora, sono iniziati i primi collegamenti. Vuoi iniziare, ti chiedo Renzo, con le slide adesso o chiacchieriamo un po' e poi inserirle dopo? Come vuoi tu, dimmi pure tu, se vuoi vi racconto un pochettino che cos'è la clinica del running. Intanto, bravo, dietro ho il libro, me lo sono messo dietro. La clinica del running, la running clinic o la clinica del corredor, la clinica del corredor, perché siamo in tutto il mondo, siamo anche in Giappone. È un'associazione che si occupa di formazione di clinici, quindi di medici, fisioterapisti, ma anche di allenatori, di podologi, di nutrizionisti e tante volte anche di appassionati, di gente che vuole saperne un pochettino di più sulla corsa. Abbiamo tutta una serie di un programma di formazione che comprende vari corsi, quello base è aperto a tutti, diciamo, anche agli appassionati, dove insegniamo quelle che sono le evidenze scientifiche attuali che riguardano la corsa. Quindi insegniamo a valutare un tipo di scarpa rispetto ad un'altra, insegniamo a vedere qual è una corsa corretta rispetto ad una corsa non corretta. E, insomma, quello che facciamo è una squadra, adesso siamo circa 60 sparsi in tutto il mondo, dietro c'è una parte scientifica, ci sono dei miei colleghi che si occupano quasi unicamente di fare ricerca, quindi studiano tutti i giorni, guardano tutti gli articoli scientifici che escono con la parola running all'interno, tirano fuori quelli che riguardano il running vero e proprio e che sono scientificamente rilevanti, ne fanno una sintesi che poi andiamo a raccontare nei nostri corsi e cerchiamo di riprodurre in modo semplice un po' per tutti, anche per chi non è proprio un addetto ai lavori, ma anche per i fisioterapisti, perché anche io esce talmente tanta letteratura sulla corsa che è impossibile, o lavori o stai dietro alla letteratura. Quindi noi abbiamo delle persone che stanno dietro che ci raccontano ogni mese, fanno un sunto di quello che è uscito e poi andiamo a raccontarle nei nostri corsi. Quindi lo scopo principale è quello di fare formazione più aggiornata nel campo della corsa. L'altra cosa che facciamo è quella di promuovere per pubblicizzarsi, alla fine facciamo la promozione della salute attraverso lo sport, quindi in Italia non ancora, però dovremmo averla presto, e negli altri paesi facciamo la sponsorizzazione degli atleti, ad esempio. Il nostro scopo è quello di spingere tutti a fare attività fisica, a fare movimento per tenersi in salute, quindi cerchiamo un po' di essere degli influencer delle sane abitudini di vita. In Canada, in Francia, negli Stati Uniti sono un po' più avanti, hanno delle persone che si occupano esclusivamente dei social, gestiscono i social e pubblicano tutte queste cose. Qui in Italia lo facciamo io e i miei colleghi, teniamo aggiornata la pagina Facebook, la pagina Instagram della clinica del running, e pubblichiamo un po' di notizie, pubblichiamo un po' di aggiornamenti scientifici in modo semplice, per aggiornare un pochettino tutti e incuriosirli verso i nostri corsi. Adesso abbiamo appena pubblicato il libro che vi consiglio di comprare o di regalare per Natale, dove riassumiamo un po' tutto quello che diciamo nei nostri corsi base in modo molto semplice e comprensibile da tutti. Ottimo. Avrete poi in descrizione alla fine del video tutti i vari contatti per queste cose qua, per andare a vedere il sito, i social, e il Renzo ci darà anche il link, eccetera, dove poter andare a comprare il libro di cui stasera ci darà alcune chicche in anteprima solo per Sì, voi spettatori. therunningclinic.com, in italiano scrivete la clinica del running.com, è un sito infinito, cioè, trovate di tutto, da dei programmi di allenamento, giusto per dare un'idea di come può essere un allenamento per chi vuole cominciare, le scarpe, la classificazione delle scarpe, tutta la descrizione dei nostri corsi, gli infortuni più frequenti, sono tutta una serie di tools, di strumenti educativi che mettiamo, che si possono scaricare,
in italiano non è fatto ancora molto bene, adesso piano piano lo stiamo sistemando. Cioè, guardate, in francese è quello messo meglio, in inglese un pochettino meno, spagnolo, italiano e giapponese gli andiamo dietro, mano a mano e cerchiamo di starci dietro. Ok, bene. Allora, io inizierei, dai, ti butto dentro, tac, vediamo la mia super condivisione. Ecco qua, voilà. Cosa dici? Ah sì, Andrea voleva sapere quali erano gli infortuni, ha detto, ma cosa mi chiedi? Mi fa, parliamo un pochettino degli infortuni, tiè, fate le corna, non fatevi male. Inizio a dirvi quali sono gli infortuni più frequenti, perché... Lui da ottimo allenatore dice, ma dov'è che si fanno male? Dai, ovviamente, ovviamente questo è per evitarli, perché chiunque lavora con noi queste cose qua non ce le ha. Conoscere per evitare, no? Dopo parliamo di come evitare, no? Facciamo una carrellata. Esatto. Conosciamo prima il nemico. Questo, facciamo un esempio di quello che presentiamo ai nostri corsi. No? Diciamo, allora, la letteratura scientifica nel 2020 ad oggi, anche qui ci sono gli studi, cioè, del 2012, però non sono ancora cambiati dal 2012. Dov'è che si fa male la gente che corre? Dipende da quali persone prendiamo che corrono. Allora, se prendiamo dei corridori di lunga distanza come quelli che vediamo qui, primo punto, l'infortunio più frequente è quello che si chiama PFP, cioè patello femoral pain, dolore al ginocchio. Insomma, il ginocchio, qui in Italia la chiamano, qui da noi va di moda la condropalacia femorotulea, eccetera. Torna indietro, dove vai? Male al ginocchio il primo, secondo è sempre il male al ginocchio, la bendelletta, che ce l'hanno tutti qui da noi, tutti quelli che corrono in montagna, che vogliono fare i trail, ma arrivano tutti, gli fa male la parte esterna del ginocchio, la bendelletta, quella che hanno sindrome del tergicristallo, problemi sotto il piede, le fasciti plantari, tendine d'Achille, MTSS, vuol dire medial tibial stress syndrome, cioè gergalmente qui si chiama la periostite, no? Fa male lo stinco, ecco, al quinto posto. Al sesto, tendiniti rotule, questo lunghe distanze. In realtà tendiniti rotule non le vedo, le vedo sempre in chi gioca a calcio, a pallavolo, chi corre non capita, però in letteratura è così. Vai avanti, andiamo veloce, comanda tu, yeah. Vai sulle distanze brevi, ho messo dopo, esatto, distanze brevi. Cioè, se prendiamo invece di uno che fa le mezze maratone, le maratone, prendiamo uno che corre 1500, 3000, si fa male in altri posti, non fa più male al ginocchio. Solitamente la prima cosa che gli viene è male allo stinco, secondo il tendine d'Achille, sia ragazzini sia persone più avanti negli anni, tendine d'Achille da sempre problemi, la fascia plantare, le SF tibiali sono le fratture da stress, che sono molto comuni anche quelle alla tibia, è il primo posto dove capita. Le fratture da stress e metatarsi, anche il ginocchio però viene dopo, anche il mal di schiena. Ragazzini che corrono in pista col mal di schiena capitano. Vai, ti faccio andare avanti. Chi comincia a correre domani, perché c'è qualcuno che ci segue che fino ad oggi ha fatto lo yoga. Anche stasera, no, stasera non si può, fino alle 22. Adesso c'è il coprifuoco, non posso più, domani mattina si svegliano e andranno a correre. La prima cosa che viene quando si va a correre dopo aver fatto solo yoga è il male alla gamba, il male allo stinco. Poi il dolore al ginocchio, tendine d'Achille, pianta del piede, fratture da stress. Una cosa molto comune in chi comincia a correre è la sindrome compartimentale, che si cura in un modo molto semplice, che si occupa di curare i runner che corrono nel sangue di corsa. Ci impieghiamo 40 secondi a guarirla, dobbiamo solo cambiare la tecnica di corsa. La sindrome compartimentale è il male allo stinco, ma sulla parte esterna. Capita tantissimo ai ragazzini, 14, 15, 16 anni, che incominciano a correre, corrono dopo 1-2 minuti, gli brucia talmente tanto la gamba come se avessero un laccio emostatico e non riescono più ad andare avanti. È un errore nella tecnica di corsa. Solitamente, se gli si toglie le scarpe, gli si fa andare a piedi nudi, già gli passa, o comunque gli si danno due indicazioni e lo facciamo passare subito. Principianti viene anche il mal di schiena. Vai avanti, perché categoria che interessa di più Andrea è di chi corre in montagna, di chi fa i trail e gli ultra trail. Ma chi fa i trail e gli ultra trail si fa male solitamente perché cade, pesta il naso, pesta la caviglia, mette giù male il piede. Quelli sono infortuni traumatici,
Quindi cosa più comune è la caviglia, ma anche le fratture di polso capitano spesso, politraumi eccetera da caduta. Se non sono infortuni acuti, quindi se non è la distorsione di caviglia, il primo punto dove si fa male chi fa su e giù dal resegone o dai colli bergamaschi è la bendelletta, primo posto in assoluto, salta fuori, parte esterna del ginocchio, bendelletta. Io non ne vedo tanti, però in letteratura, a saperlo, sono i dorsiflessori, cioè la parte sopra del piede, nel fare il movimento per tirare sul piede, sempre dolore al ginocchio, tendine d'Achille, tendine di rotulea, cosa particolare, oltre al solito dolore allo stinco, è anche il dolore nella parte inguinale, quindi possono venire delle pubalgie, perché si forza molto il movimento ad avanzare. Quindi tirando tanto sull'anca si sente quel dolore lì. Vai, ti faccio andare avanti ancora, vi faccio vedere un'altra diapositiva, ma è un pochettino tecnica. Qui è come classifichiamo gli infortuni a seconda dello stress applicato. La trovate descritto bene, è la foto che c'è sul libro. Dividiamo gli infortuni a seconda del carico, dell'ampiezza, della ripetizione che si fa del gesto tecnico. Quindi a seconda, mi viene quel problema lì perché faccio sempre la stessa cosa e mi metto lì a correre in pista per 24 ore di fila, ho un infortunio da ripetizione. Noi qui stiamo qui a ridere, a scherzare, ma ce n'è uno che sta correndo in pista per... dopo lo intervistiamo. La cosa che mi fa più specie è che è uno spagnolo con a casa una norvegese che passa il venerdì sera e tutta la notte gira e lascia a casa la norvegese da sola. Gente strana. Vabbè, gli infortuni da ripetizione, a lui non gli vengono gli infortuni da ripetizione perché è allenato e quindi non dovrebbe avere quel tipo di problema, però se uno si mette a fare sempre la stessa cosa di fila, gli viene il dolore. Però perché vengono i dolori, tutto questo? Allora, faccio andare avanti con la slide, che stiamo sulle cose un po' meno tecniche perché se no ci perdiamo. Perché ci si fa male? Questa è una cosa che mi piace molto. Ci si fa male perché o ci si allena male, o perché ci si allena troppo, o perché ci si allena come dei cretini, come degli idioti, come degli asini, oppure perché vi sentivate bene, avete fatto un pochettino più e vi siete fatti male. Questo grafico qui a torta si coprono tutte le cause di patologia della corsa. Cioè, sempre, quasi sempre, la causa dell'infortunio di chi mi arriva in studio non gliela vedo guardandogli come al bacino o come appoggia il piede, ma gliela guardo al polso. Se c'è il Garmin, dico, cioè, fammi vedere il Garmin Connect, cosa hai fatto sul telefono, è più facile. Guardiamo l'applicazione Garmin Connect e troviamo il giorno dove ha fatto il 5 volte più chilometri rispetto a quello che era abituato, oppure gli stessi chilometri ma a velocità doppia perché ha trovato l'amico che andava più veloce, piuttosto che ha fatto gli stessi chilometri ma tutti in salita e poi tutti in discesa. E quindi errore di allenamento. Gli errori di allenamento spiegano quasi sempre gli infortuni. Insomma, ti faccio andare avanti ancora con la slide, così. Questa più rispetto alla mia, che era un po' più goliardica, questa è quella seria. L'80% degli infortuni si spiegano con errori di volume, di intensità o di dislivello. Too much, too soon, too fast. Abbiamo descritto il perché un atleta si fa male. In realtà, quando si va da un professionista sanitario o si parla al bar con gli amici, quasi tutti vanno a guardare il 20%, ma è molto meno del 20%. E si guarda la scarpa consumata. No? Adesso ho fatto male, si sono scaricate le scarpe. Bah, no. Piuttosto che... c'ho il bacino che ruota, cioè si vanno a guardare delle piccolezze quando invece non si guardano le cose grosse. Il principio fondamentale che utilizzo io nel mio lavoro e che insegniamo anche ai corsi è quello del KISS, che vuol dire keep it simple stupid, cioè prendi la cosa più stupida in assoluto e quasi sempre ci indovini, non bisogna perdersi in piccolezze o in cose particolari. Che la scarpa si scarichi, e poi parliamo anche delle scarpe se volete, non ci interessa quasi mai, è solo un problema di
dosaggio del carico, dopo ne parliamo meglio. La figura da parte ci ha disegnato un secchio, noi siamo fatti così, no? Il secchio che riempiamo sono i nostri allenamenti che mettiamo, più allenamento metto dentro, più capacità di riparazione devo avere, cioè non devo far tracimare il vaso. La riparazione, la regenerazione dei tessuti vuol dire mangiare bene, vuol dire dormire bene, lasciare il tempo giusto per recuperare. Se butto troppa acqua nel secchio tutto insieme, il secchio tracima e io mi sono fatto male e non posso più andare avanti. Quindi, non messo una, insisto particolarmente sul perché si fa male, vai pure avanti, ti faccio vedere un'altra cosa che in anteprima per i social. Perché ci si fa male? Come questo tizio qui che è andato all'IKEA, oggi mi è arrivata la mail che l'IKEA è aperto per i possessori di partita IVA. Se c'è qualcuno che vuole andare all'IKEA deve prendere appuntamento, speriamo che mia moglie non mi senta. Se cercate di mettere un armadio così dentro nella macchina, ecco, come se state cercando di fare 24 ore in pista, ma avete corso solo 15 km il lungo più lungo che avete fatto, non ce la farete mai. Se ce la fate è perché avete rotto il mobile e quindi vi rompete anche voi. Fate come me, all'inizio ottobre sono uscito e una mattina insieme a un altro Asen abbiamo fatto una maratona, c'era la London Virtual Marathon, con gli Asen si infortunano di più. Allora, visto che mi chiedete degli Asen, vi mostro anche la nostra divisa ufficiale con scritto Moi je suis tre Asen, dove tre non sta per tre ma sta per molto. La filosofia degli Asen è quella di saper riconoscere i propri limiti. Facciamo delle esagerazioni, ma lo sappiamo che stiamo facendo un'esagerazione, sappiamo che ci stiamo facendo male. Una delle cose che riscontro più frequentemente sono le persone che pensano di essere dei professionisti quando invece non siamo professionisti. Lo sport fa bene, ma va vissuto nel modo giusto. A tante persone faccio fatica a farlo capire. Io ho delle persone che vogliono fare, cominciano a correre, sanno un pochettino nuotare, hanno comprato la bicicletta su secondamano.it, vogliono fare l'Ironman. Il corpo si adatta e può fare tutto, però se gli si chiede di fare troppo tutto insieme, poi è come quando si cerca di mettere l'armadio dentro nella macchina, poi va a finire che ci si fa male. Noi come Asen portiamo alta la bandiera di chi fa le cose sapendo però quali sono i propri limiti. Non bisogna mai esagerare, si può fare tutto, però bisogna sapere fino a dove si può arrivare. Se si esagera volumi, intensità e dislivelli, è logico che poi l'infortunio salta fuori. Tutto questo, ti faccio andare avanti ancora di una slide, ho messo anche quella che è il segreto per non farsi male, è quella, si chiama quantificazione dello stress meccanico. Cioè, cosa vuol dire? Il nostro corpo ha una certa capacità di adattamento, lo possiamo modificare. Adesso una figura, non so se vedete bene, comunque noi siamo sottoposti a vari tipi di stress, che sono quelli lavorativi, quelli della vita quotidiana e dello sport. Allora, le persone che vedo io quasi sempre arrivano da me e lo stress maggiore è quello dello sport. Però uno che mi lavora col martello pneumatico tutto il giorno, gli viene male al gomito, lo stress maggiore sarà quello della vita lavorativa. Quindi ci sono vari stress che influenzano il nostro corpo ed ogni attività crea un tipo di stress diverso. Quindi se prendiamo la corsa, cioè la corsa veloce o la corsa in salita crea molto più stress rispetto a correre dentro nell'acqua, star seduto sul divano a guardare quelli che corrono, lo stress è zero. Se vado a nuotare, lo stress sul tendine d'Achille è zero. Mano a mano che aumento la velocità, cioè l'esempio, classicamente facciamo l'esempio del tendine d'Achille, aumento gli stress sul corpo. Quindi la linea blu che vedete nel grafico è lo stress al quale sottopongo tutti i giorni il mio corpo, no? Quindi non faccio niente, sto sul divano tutto il giorno a dormire, è difficile, stress zero. Faccio qualcosina, vado al lavoro ma non vado a correre, un pochettino più di stress. Poi un giorno mi sveglio e dico, sa che vado a correre, corro 15 km e supero quella che è la linea rossa.
La linea rossa è la capacità massima di sopportazione del mio corpo. Quando supero la linea rossa, poi ho male, mi sveglio al mattino, non riesco a camminare, zoppico, mi fa male il ginocchio, mi fa male la schiena, ho esagerato, ho fatto troppo, allora mi rimetto a riposare. Se io riesco a stare tra quella che è la linea verde e la linea rossa, creo degli stessi, cioè vado a fare la corsetta, so che sono allenato per fare 15 km, ok, ne faccio 10, ne faccio 12, poi ne faccio 16, poi riposo un giorno perché Andrea mi ha fatto il programma giusto e sa come devo gestire, vado a fare il giretto in bicicletta, riposo un giorno, poi faccio un po' di dislivello. Cioè, l'allenatore è colui che è in grado di farmi stare bene tra la linea verde e la linea rossa, in modo che la mia linea rossa si alzi sempre di più e io posso alzare la mia asticella da 15 km, poi passerò a 20, poi provo a fare una mezza maratona, poi riposo un pochettino, poi ne faccio 25, poi metto dentro piano piano una 30 km, faccio un po' più di dislivello e piano piano arrivo a fare la rese gap. Cioè il corpo si adatta a seconda degli stimoli che gli do, non devo mai superare la linea rossa. Bisogna fare attenzione perché la linea rossa si sposta verso l'alto e verso il basso a seconda di quello che faccio, non solo correndo, ma se una notte non dormo perché il mio bambino piange tutta la notte, la linea rossa si abbassa e il giorno dopo non sarò in grado di sopportare un grande allenamento. Quindi bisogna imparare a conoscersi, bisogna avere qualcuno che da fuori ci guardi e ci sappia dire come sta andando la nostra linea rossa e la linea blu, in modo da adeguare bene i trattamenti. Se si vince l'Enalotto non si deve lavorare, si può andare alle Bahamas, solitamente la linea rossa si innalza molto e ci si può allenare di più. Se l'amorosa vi lascia, avete il capo che vi rompe le palle, la linea rossa si abbassa e potete caricare molto di meno il corpo. Questa è la quantificazione dello stress meccanico e con la quantificazione dello stress meccanico la gran parte delle volte curiamo tutte le persone. Riuscendo a fargli capire questo e affidando la persona, se vuole fare delle competizioni, a qualcuno che sappia gestire bene la sua linea blu e la sua linea rossa, la persona non ha più bisogno del fisioterapista. Ci manda qualcun altro, io sono contento perché io vedo tante persone diverse, non rivedo mai le stesse persone. Cioè io lavoro un po' diversamente da altri miei colleghi, l'approccio nostro moderno è molto diverso rispetto a quello che facevo 20 anni fa. Adesso l'approccio tipicamente è hands off, non tocchiamo neanche le persone, parliamo, raccontiamo cose, spieghiamo cos'è la quantificazione dello stress meccanico, cerchiamo di renderle indipendenti nel trattare i loro dolori e i loro problemi e fargli capire come vanno le cose. Poi tanto, ogni tanto ritornano, perché tanto sono tutti asen, alla fine si fanno male, non ci ascoltano più di tanto. Però è uno dei principi fondamentali. Io quando ho iniziato a lavorare c'era un terapista neozelandese, McKenzie, e insegnava le persone a curarsi il mal di schiena da sole facendo degli esercizi di autotrattamento. E quasi tutti i colleghi dicevano: ma se insegniamo a tutti a curarsi il mal di schiena da soli, non lavoriamo più. Siamo 7 miliardi al mondo, c'è sempre qualcuno che ha mal di schiena che non sa curarsi la schiena da soli. La stessa cosa è quello che facciamo adesso con la gestione dei carichi. Quindi insegniamo alle persone ad essere autonome, ma alla fine ci mandano qualcun altro. Vado avanti io. Io ti ho messo un'altra slide perché mi avevi chiesto. Quindi, come si fanno a prevenire gli infortuni? Sì, bisogna quantificare bene i carichi. Poi nella corsa, visto che parliamo di gente che corre, quando mi arriva qualcuno che corre ha un problema al ginocchio, a volte adesso sta arrivando anche fa abbastanza trendy andare a farsi vedere la corsa senza avere niente, quindi le persone mi chiamano e vogliono una valutazione della corsa per capire se quello che stanno facendo è corretto, magari mi chiedono che tipo di scarpa possono comprare, mi dicono: ah, voglio migliorare, c'è un modo per migliorare nella corsa? Sì, c'è un modo per prevenire gli infortuni, c'è un modo per correre più veloce, c'è un modo per scegliere le scarpe giuste, eccetera. Facciamo un'analisi sul tappeto e possiamo dare delle indicazioni. Allora, runner tipico, il tappascione della domenica che vediamo di solito, ha magari una tecnica di corsa che predispone agli infortuni. Quello che predispone agli infortuni è quello che fa andare anche più piano, cioè
chi corre più piano, corre più piano perché fa più fatica, consuma più ossigeno nell'unità di tempo, ha un tipo di corsa dove ad ogni impatto frena. Se noi insegniamo alla persona ad avere una corsa più economica, a fare meno fatica nella corsa, lo portiamo anche ad avere meno probabilità di infortuni. Riduciamo, vabbè, si va un pochettino sul tecnico, però quello che si va a ridurre è la velocità di applicazione della forza di impatto. Quello che è in relazione con gli infortuni nella corsa, a parte se uno scivola e si fa male a caviglio, pesta il naso o ti investe il camion, quello vabbè. Però gli infortuni da ripetizione sono legati a quanto si impatta a terra, a quanto si pesta giù col piede a terra. Più si è leggeri e meno probabilità c'è di sviluppare tutta quella serie di problematiche che abbiamo visto nelle prime slide, il dolore al ginocchio, il dolore al tendine d'Achille, le fratture da stress, eccetera. Se avete la fortuna di avere qualcuno che vi sorpassa, che corre molto, qualcuno che corre forte, qualcuno che corre agile a 3-30 km, lo vedete che vi sorpassa, ma non lo sentite. Quando arriva da dietro o chiacchiera con qualcun altro, no, chi corre bene a 3-30, 3-20 al chilometro, magari sono in giro a fare i lenti a 3-40 al chilometro, sentite l'aria perché vi passano via da parte, vi guardate il sedere, ma non l'avete sentito quando era dietro. Fanno poco rumore, non impattano col piede a terra. Chi esce a correre pian pianino e fa la mezza maratona in 1:40, solitamente ha un tipo di appoggio più pesante. Poi a noi non ce ne frega niente di fare 2 ore, 1:40, 1:15, perché tanto o fai meno di 1:05, 1:07, non so, dimmi tu Andrea che te ne tieni di più. Se no sei sempre un asino, cioè se fare 1:11, 1:20, 1:40. Adesso sì. Però tipicamente chi corre a ritmi un pochettino più lenti fa un pochettino più di rumore, si sente di più. È difficile sentire uno che fa la maratona in 1:05 e pesta giù i piedi, o capisce da solo che non può farlo perché va troppo lento. Quindi come si fanno a ridurre gli impatti? Quando vediamo la persona, metto 4 cose giusto veloci. Chi corre con una corsa molto dispendiosa appoggia il piede lontano dal centro di gravità, cioè rispetto al baricentro, rispetto al bacino, appoggia il piede molto più lontano, fa la falcata più lunga, arriva con una tibia molto inclinata a terra, tende ad appoggiare di mesopiede ed arriva con un ginocchio quasi esteso. Solitamente ha una cadenza molto bassa, cioè la prima cosa che andiamo a valutare, passa la slide dopo, va, che forse è più completa, vediamo meglio. Allora. Voilà. Tecnica inefficiente, tecnica efficiente, cioè c'è una tecnica inefficace dove si consuma molta energia e una tecnica efficace dove invece si consuma molto a meno energia, si fa molto a meno fatica. Quindi chi ha una tecnica dispendiosa aumenta le forze di frenare, quindi arriva di tallone, impatta di tallone, ogni volta è come se frenasse e dovesse ripartire, pure come se cadesse da un gradino, no? Cado dal gradino e devo ripartire. Aumenta quella che è la velocità della forza di impatto, ha un tempo più lungo di appoggio al suolo, stanno giù più tempo attaccati a terra e tendenzialmente tendono a spostarsi di più verso l'alto. Guardiamo col telefonino, schiaccio il dito sul telefonino, sull'applicazione, guardo, 155 passi al minuto, cadenza troppo, pochi passi. Chi corre forte, chi corre bene, diciamo, anche i keniani, sono in giro a fare il lento, i keniani sono in grado, gli etiopi, che mi fanno la maratona in 2:05, in 2:03, però sono in grado di correre, di fare i lenti a 4:30, a 4:50, però hanno un numero di passi al minuto che è equivalente a quello di, non di quando sono in gara, ma di quando sono in giro a 3:10, 3:20, cioè hanno poca variabilità, che corrono piano, che corrono veloce, fanno comunque sempre tanti passi in un minuto, hanno una cadenza molto elevata, cioè quindi fanno un passo molto ristretto e molto leggero, quindi poco spostamento verticale, poco tempo di contatto col terreno, piede molto reattivo, che vadano veloce o che vadano piano, fanno sempre più o meno lo stesso numero di passi, hanno una variabilità molto bassa. Quello che insegniamo alle persone, che arriva una persona e mi dice: ma io come posso fare a prevenire gli infortuni?
cerco di farli imparare a correre come i keniani, non a 2,50 km o a 3,20-20, perché quello no, perché dipende da altri fattori. Cerchiamo di rendergli la corsa simile a quella di un atleta di alto livello, quindi con un appoggio più leggero, facendo meno rumore, con una cadenza più elevata, con minori spostamenti verticali, in modo da ridurre un pochettino tutte quelle che sono le forze d'impatto. All'inizio sembra di far più fatica, poi sappiamo dagli studi che comunque la corsa diventa meno dispendiosa, consumano meno ossigeno, quindi più o meno, diciamo, quando cambiamo, abbiamo una persona che ha una cadenza a 160 passi, diciamo, ah, guarda, devi arrivare a 180, sappiamo che ci vuole più o meno un mese e mezzo perché diventi 6 settimane. Dopo 6 settimane diventa una cosa automatica, impara tutti i meccanismi per muoversi nel modo corretto e diminuisce la fatica che fa, quindi fa un pochettino più veloce. Questa è la parte un pochettino più tecnica, però diciamo, a chi piace guardare le cose di corsa così magari si appassiona abbastanza. Assolutamente. Allora, ce n'era ancora? Ah sì. Ah sì, questa te l'ho messa, perché ho detto, io magari ti chiedo se quando ci si fa male è sempre necessario fermarsi. Bravo, infatti era quella cosa che volevo dirti, volevo tornare indietro, cioè indietro con l'argomento, adesso che hai parlato della tecnica di corsa, volevo chiederti quando sento dolore, perché questa qua era una cosa che avevo sentito ancora in una vostra seminario, sì, secondo me è molto interessante, cioè quando sento dolore se devo sempre fermarmi oppure rimodulare oppure cosa devo fare, cioè come devo valutare un attimo appena sento... Esatto, questo è quello che ci chiedono tutti, no? Chi corre è un po' come solitamente è diverso dal calciatore, è un po' più un rugbista il corridore, sì. Soprattutto chi va in montagna, soprattutto chi va in montagna. Chi va in montagna, se è inverno, è anche fortunato che può andare con le pelli, se può uscire dal comune, oppure deve essere fortunato che c'è un comune con la neve. No, non bisogna fermarsi sempre, non è sempre necessario fermarsi. Il dolore è una spia che ci indica quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. No, sto pensando a chi ho visto oggi che mi hanno detto no, l'ortopedico mi ha detto che non devo fare niente, non mi ricordo, vabbè, non mi viene. A volte i medici dicono no, devi stare completamente a riposo. Se state completamente a riposo, la vostra linea rossa che avevo fatto vedere prima si abbassa drasticamente, di giorno in giorno va sempre più giù, più giù, più giù, più giù, più giù. Quando ricominciate basterà pochissimo per farvi venire tantissimo dolore. Quindi dovete ricominciare poi pianissimo. Noi anche negli infortuni acuti, abbiamo fatto ieri sera un mini corso online dove c'erano iscritte 450 persone, i miei colleghi canadesi. Esempio, distorsione del caviglia, subito, secondo giorno la piscina, adesso sono chiuse, però se hai la cicletta salta, se riesci ad andare sulla cicletta con gli zoccoli, vai con gli zoccoli sulla cicletta e pedala, tanto la caviglia sta ferma, ti fa solo bene, l'importante è di non aumentare il dolore, appena si può l'attività cardiovascolare è quella che permette di produrre endorfine e di sentire di meno il dolore, quindi è il miglior farmaco. Adesso qui è un po' che parliamo, non l'abbiamo ancora detto, cioè lo dico sempre. Comunque ricordatevi che quando fate attività fisica, se andate a correre con costanza o andate a camminare in montagna, fate un'attività aerobica, riducete del 60% la probabilità relativa di morte per tutte le cause. Quindi conviene andare in montagna, andare a ballare, se piace andare a ballare, andare a nuotare in bicicletta, comunque fare sempre attività sportiva. Quando qualcuno che si fa male ha bisogno di un periodo di riposo per una determinata struttura perché si deve sistemare, può far andare le altre strutture. Quindi, tipicamente anche chi mi rompe una gamba e dice una gamba rotta sul gesso, cosa diavolo faccio? Fai le flessioni, prendi i manubri, prendi gli elastici e fai un bel programma di rinforzo dei pettorali. Se i pettorali stanno meglio, sono tanti studi che lo fanno vedere, e se tenete ben allenati determinati gruppi muscolari, perdete meno massa muscolare anche sulla gamba che è ingessata. Quindi avete un quadricipite che non usate per niente perché
cioè avete sul gesso tutta la gamba, voi fate andare le braccia e quel quadricipite lì si sgonfierà molto di meno e quindi poi impiegherete meno tempo a recuperare. In certi casi il dolore al tendine d'Achille, facciamo, ho un dolore al tendine d'Achille, devo stare fermo, tipicamente, persona va dall'ortopedico, no, stai fermo fino a quando non ti passa, non passerà mai, smetteranno di correre. Col tendine d'Achille va gestito, è un dolore che va, bisogna dosare bene la linea blu, riuscire a trovare bene quella che è la posizione tra la linea blu e la linea verde, starci lì, giocarci e imparare a trovare la quantità giusta di esercizio. Se si sta fermi non si riesce ad avere niente. Tipicamente per una tendinopatia achillea si fanno sempre fare lavori di rinforzo, quindi l'esercizio permette di rendere più solide le strutture, anche se sono lesionate devo trovare il giusto carico di esercizio. Adesso vuoi mettere la diapositiva, penso si riferisce, sì, con la modo protezione adattamento, ecco, cioè bisogna fare le cose giuste al momento giusto. È logico, se ho una lesione muscolare grossa non posso andare a stimolare esageratamente quel muscolo lì, avrò bisogno di proteggerlo un pochettino, però se lo proteggo troppo lo renderò più fragile, quindi ho bisogno anche di adattare quel tessuto lì. Una volta, mi ci metto anch'io, i primi anni che lavoravo facevamo un sacco di terapie passive, laser, ultrasuoni, ionoforesi, solo protezione, ok? Fa male il tendine d'Achille, bene, stai fermo, non fare niente, vai solo in piscina. Stress sul tendine d'Achille zero, e questi tendini d'Achille non andavano mai a posto. A un certo punto abbiamo cominciato a capire, no, dobbiamo fare più esercizio. Purtroppo nel mio ambito ci sono tante persone, anche luminari, che sono rimaste, diciamo, un pochettino indietro, quindi ogni tanto mi arrivano le persone con, sicuramente non arrivano da me, però ogni tanto qualcuno, prescrizione di 10 TECAR. Le TECAR o queste terapie qui sappiamo che non servono, praticamente servono per far passare il tempo sostanzialmente, non c'è nessuna evidenza scientifica che dica che una TECAR può avere una qualche utilità su una tendinopatia achillea, però arrivano con le, perché arrivano con le prescrizioni? Perché c'è tutto un marketing dietro di ortopedici e altri che prescrivono queste cure, di strutture che stanno in vita facendo tutta questa serie di cure, terapia passiva, passa del tempo, se si è fortunati, passando il tempo magari questa tendinopatia in qualche modo va, poi uno si dimentica che vuole andare a correre, non corre più e va bene, gli passa. Altrimenti si perde solo del tempo, fino a quando uno non trova il giusto equilibrio tra stress meccanico, eccetera, non riesce a far guarire il tessuto. Quindi da subito si va a fare lavoro attivo, e il dolore è un indicatore che ci dice quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare. Se il dolore è esagerato vuol dire che sto facendo troppo, se il dolore è sopportabile va bene, tipicamente io dico vai, prova a correre, non so, fammi 10 km, registra le sensazioni che hai quando corri, cosa succede? Riesci a correre bene, finisci i tuoi 10 km, ok, quando finisci di correre cosa succede? Va bene, ok, la mattina dopo ti svegli e riesci a camminare, sì, riesci a camminare bene, ok, il giorno dopo riesci, o due giorni dopo riesci a rifarmi ancora 10 km, magari 11, sì, va bene, allora il dolore che senti va bene, se riesci ad aumentare il carico puoi continuare. Ho fatto 10 km, orco, senti, dopo 7-8 km ho iniziato a farmi male, poi quando mi si è raffreddato il piede ho zoppicato, la mattina dopo mi sono alzato, non riuscivo a camminare, sì, oggi posso correre, però magari invece di 10 ne faccio 7, no, non va bene, ho fatto troppo, io, hai esagerato un pochettino, sei andato giù un po' troppo, invece che farne 10 allora ne facciamo, oggi riposi, domani ne fai 5, poi proviamo a farne 6, poi proviamo a farne 8 e via così. Ma questo è il lavoro più importante, è il lavoro di Andrea, il lavoro dell'allenatore. Queste sono tutte le cose che dosa l'allenatore. C'era l'ultima, forse? L'ultima slide? Ah sì, ti ho messo le regole d'oro. Se mi chiedi qualcosa tu vai pure. Vai tranquillo. Ho ricordato quelle che sono le regole d'oro, tra l'altro l'ho copiata in inglese, vabbè, ce l'avevamo scritta anche in italiano da qualche parte. Va bene, però allora
le regole per evitare gli infortuni, per non farsi male e per vivere bene lo sport e la corsa. Allora, prima cosa è circondarsi delle persone giuste. Allora, la prima persona, per chi corre, la cosa più importante è avere una guida. Quindi, poi ogni persona è diversa. Allora, se uno vuole andare a correre 3-4 volte a settimana, che è meglio. Adesso nei prossimi giorni mettiamo sulla pagina Facebook le nuove indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su quella che è l'attività fisica minima indispensabile per stare bene. È uguale a 10 anni fa. Sono uscito nel 2010, sono uscito adesso nel 2020. Sono sempre 150 minuti di attività aerobica a settimana più un paio di sessioni di forza. Se uno vuol fare le sue 150 minuti di attività aerobica a settimana, che vuol dire che va 2 volte in piscina e 2 volte a camminare in montagna, non gli serve un allenatore probabilmente, va bene, contento così, va bene. Chi ha il desiderio di prestazione, di fare qualcosa di più, o si conosce molto bene e conosce bene i suoi limiti, è un asen di quelli giusti, oppure è meglio che si affidi a un qualcuno, un allenatore che abbia i titoli per farlo e che sappia programmare bene quello che sono i carichi. Fare un allenamento non è vado su internet, sul sito della clinica del running ci sono ci sono gli allenamenti per fare la mezza maratona. Sono un'idea di massima giusto per farsi un occhio, ma quando uno vuole una cosa personalizzata non può prendere e scaricarsi il programma da internet. Fare un programma di allenamento non è fare un copia e incolla, bisogna conoscere la linea rossa, la linea blu, la linea verde, eccetera, e sapere come si muove dentro. Quando si ha un problema, un dolore, bisogna sapersi affidare alle persone giuste. Ci sono i fisioterapisti che sono, cercate un fisioterapista, andate sul sito della clinica del running, quelli che formiamo li mettiamo su, cercate una persona che abbia i titoli per farlo. Purtroppo la mia professione è una delle professioni più abusate, quindi per occuparsi dei disturbi muscoloscheletrici in Italia, secondo l'ordinamento italiano, ci vuole una laurea in medicina e chirurgia o una laurea in fisioterapia. Altre scorciatoie non ce ne sono. Poi mi rendo conto che tante volte si finisce da dei colleghi o dei medici che non sanno gestire gli infortuni e magari qualcuno che non ha il titolo li tratta nel modo corretto. Però io non mi farei mai costruire una casa da un architetto che non abbia la laurea in architettura e non andrei mai da un avvocato che non ha la laurea in giurisprudenza. Quindi quando andate da qualcuno chiedete sempre, informatevi se ha o una laurea in medicina o una laurea in fisioterapia. Se non ha una laurea in medicina o una laurea in fisioterapia, sta facendo un lavoro per il quale non è abilitato. Poi uno si può curare anche con i fiori di Bach e le campane tibetane. Dove solitamente, io leggo, mi piace guardare su Facebook, cerca un buon osteopata. Un osteopata, se non ha una laurea sanitaria, se non è laureato in fisioterapia, non sta facendo una terapia sanitaria. Poi non metto in dubbio che possa essere più bravo di tanti altri fisioterapisti o medici, però non ha quelli che sono i requisiti fondamentali, non ha una laurea per poterlo fare. Allo stesso modo, quando si va a fare un allenamento, ci si fa seguire una persona, c'è qualcuno che ha una laurea in scienze motorie, ha la preparazione per fare i requisiti per poter gestire quella che è la salute di una persona, perché il laureato in scienze motorie è il professionista sanitario numero uno, secondo me. Noi aiutiamo a gestire quella che è la quantificazione dello stress meccanico, a dare delle indicazioni, a individuare quali che sono delle patologie importanti, ma poi la vera programmazione lo fa il laureato in scienze motorie. Quindi circondatevi delle persone giuste. Secondo comandamento che diciamo sempre, quello keep it simple stupid, fai la cosa più semplice, pensa, la cosa più semplice è sempre la migliore. Quindi non bisogna pensare troppo al particolare, questo lo diciamo tanto ai clinici che vanno a vedere le cose più, il bacino, come si muove qui, come si muove là. No, assolutamente, come dicevo prima, errori di allenamento, quindi guardare le cose più semplici possibile. Stessa cosa per quanto riguarda le scarpe, con il punto 1, col punto 2, cioè
i runner sono delle persone che spendono 229 euro per un paio di scarpe pensando di aver fatto un affarone, ma non sono in grado di tirar fuori 100 euro per farsi programmare un allenamento. Io questa cosa non la capisco. Quindi... Siamo in due. E dice, no, ma ho comprato le scarpe, no, ma è un affare, lo trovate scontate, 229 euro. Vabbè, magari sono belle, sono rosa, fanno, se ci vai a amorosa hai successo, però anche sulle scarpe io tante volte, cioè quasi sempre dico spendete poco. Quello delle scarpe è un capitolo, sulle scarpe facciamo dei corsi che durano un paio di giorni, stasera non ne abbiamo neanche parlato, però la raccomandazione, non pensate che le scarpe possano prevenire gli infortuni, le scarpe solitamente prevengono gli infortuni. Chi non ha mai corso, chi non corre da tanto tempo, se vai alla Decathlon compra quelle da 12 euro, vanno benissimo. Le Superga vanno benissimo. E qui tutti mi odiano, perché dici cazzo, no? Noi vendiamo le scarpe, se dici di andare, no, non dico andare alla Decathlon, puoi anche andare in un negozio. Purtroppo quello che viene detto nei negozi specializzati è quello che dice l'industria che produce le scarpe. L'industria che produce le scarpe è guidata dal profitto e non dalla ricerca scientifica. Purtroppo nel mercato delle scarpe, dove c'è la maggior discrepanza tra quello che dice la medicina e la ricerca e quello che vendono alla fine. Quindi voi andate a comprare un paio di scarpe, vi guardano l'appoggio in statica, in dinamica, un negozio specializzato, sono bravissimi, fanno delle cose, le hanno studiato molto bene, il problema è che sono cose sbagliate e quindi vabbè, tante volte ci si indovina con la scarpa, tante volte si sbaglia e vabbè, sulle scarpe facciamo un'altra puntata e parliamo solo di scarpe. Secondo me sì. Punto 3, il corpo si adatta, quello che dicevamo prima, quindi si può fare tutto, l'importante è non esagerare. Punto 4 è che il ritmo, come dicevamo prima, no? Per cercare di evitare gli infortuni bisogna avere un determinato ritmo. Una delle cose più semplici che indichiamo è mantenere una cadenza elevata, fare i passi molto corti, fare poco rumore in modo da ridurre le forze di impatto. L'altra cosa per evitare di farsi male, evitare gli infortuni, è quella di cercare di variare le superfici. Non fate sempre la stessa cosa. Correre 24 ore in pista con una norvegese a casa, cioè c'è solo uno che lo fa, cambiate superfici, anche Kilian comunque cambia sempre le superfici, e quello è un gran vantaggio. Correre su superfici diverse, non andate a correre sempre sulla stessa ciclabile, sullo stesso asfalto, nello stesso modo, un po' di sterrato, un po' di sentiero, cambiare ritmi. Le strutture si adattano a sentire cose diverse e c'è meno probabilità di avere degli infortuni nel sovraccarico. Ci sono degli studi che fanno vedere che chi fa trail è meno soggetto ad avere gli infortuni da sovraccarico, perché ha una maggiore variabilità del corpo, quindi cambiando i tipi di appoggio cambiano i muscoli e è più difficile che si verificano certi tipi di tendinite, di tendinopatie da ripetizione continua. Cioè la ripetizione correndo sugli sterrati, sui sentieri è meno evidente. Uno corre sempre in pista nello stesso senso, girando sempre a sinistra, sempre quello il carico è. Riscaldatevi bene, cosa che tanti non fanno, si svegliano la mattina, scendono giù dal letto, come l'asino sottoscritto, magari alle 5 e mezza di mattina parte, esce e corre a manetta, quello è un buon modo per farsi male, no? L'importante è essere asen e saperlo, quindi quando ci si scalda sempre partire gradualmente, aumentare la temperatura corporea, fare un po' di stretching ballistico, cioè un po' di slanci eccetera, lo stretching sì o no, allora chi è innamorato dello yoga e fa tantissimo yoga va bene, faccio tantissimo stretching e va bene. Non serve per ridurre gli infortuni nella corsa, lo stretching prima di correre va fatto solo se uno ha una caviglia che è talmente rigida e se non la muove
non riesce a correre nel modo corretto. Cercate di mantenervi forti, mantenere forte soprattutto il piede, quindi più il piede è forte e migliori probabilità di adattamento e minori probabilità di sviluppare infortuni, quindi noi diciamo camminate a piedi nudi, quando potete andate in giro a piedi nudi che è il modo migliore, se si hanno sempre delle scarpe molto protettive, delle ciabatte molto protettive eccetera, è come avere il gesso, il piede non fa più il suo lavoro. Poi andate a correre, vi allenate, avete su un paio di scarpe che sono alte 45 mm e hanno un drop esagerato, sentite ancora di meno, il vostro piede non fa mai niente, non avete la percezione del terreno sotto di voi ed è molto più facile farsi male, soprattutto per chi corre in montagna. Quindi cercare di stare attaccati a terra, vola bassa e schiva i sassi. Cercare di correre spesso, l'altro errore comune che vediamo è che le persone si allenano, magari, vedo delle persone che corre il martedì e poi il sabato e la domenica, tra allenamenti, mercoledì, giovedì e venerdì non fa niente, martedì fa poco perché è stanco, il sabato e la domenica ci dà dentro come un disperato, molto facile farsi male, piccole sessioni ma poco, tante volte... io consiglio alle persone magari che hanno una tendinopatia achillea di uscire a correre e correre semplicemente 5 minuti quando pisciano il cane, dico intanto che pisci il cane corri un pochettino, fai 4 skip piuttosto che in ufficio fai magari ogni tanto fai degli squat, puntati una sveglia sul telefono ogni 4 ore ti metti lì e fai un minuto di squat e fare un minuto di squat lo si sente, non è sempre, non ho tempo, basta un minuto ripetuto 4-5 volte e si fanno degli ottimi lavori per potenziare, per prevenire gli infortuni. L'ultimo punto che mettiamo nelle regole d'oro è che siamo quello che mangiamo e fate attenzione al vostro corpo e alla vostra testa, cioè logicamente bisogna mangiare bene, se uno mangia male e beve la birra va bene, ci vuole per recuperare, però se si vive di eccessi non si fanno, è molto più facile farsi male, soprattutto bisogna essere ottimisti, l'ottimismo, avere un atteggiamento positivo è quello che consigliamo sempre a tutti, avere un atteggiamento da asen, cioè essere felici per quello che si fa, godere della propria corsetta che sia anche solo di 20 minuti perché magari si è avuto la frattura da stress, si può fare al massimo 20 minuti, mezz'ora fino a quando guarisce, però essere sempre ottimisti. Potete correre solo mezz'ora, pensate che magari c'è chi non riesce neanche a uscire di casa perché è qualcosa di molto più grave. Quindi essere sempre positivi, mangiare e dormire tanto. Dormire tanto bene. Ottimo. Adesso, su questi punti qua, io sfrutto quello che hai appena detto, Renzo, per attaccarmi... su dei, diciamo, consigli base che tu già hai accennato, cioè un rinforzo senza che io abbia particolari dolori, cioè secondo te degli esercizi, dei lavori base che tu consigli, oltre, come dicevi tu, per avere un piede forte, oltre a variare le superfici, oltre a sistemare la tecnica, cioè proprio degli esercizietti, come dicevi tu, lo squat fatto ogni tanto, lavorare con gli skip, con la corda, fare delle andature, cioè rinforzare il piede in modo semplice, qualche esercizietto, qualche consiglio. Allora, noi come Running Clinic abbiamo un corso che si chiama programmazione della gestione e programmazione degli allenamenti, l'1.7, rivolto sostanzialmente ai laureati in scienze motorie in Italia, non l'abbiamo ancora fatto, adesso lo porteremo. Il motto del corso è Run Less, Run Faster. Cioè, correre di meno per correre più veloci, ma anche per correre meglio e per evitare di farsi male. Quindi la forza la consideriamo fondamentale in un programma di corsa. Poi noi qui siamo fortunati, cioè prendiamo quello che sta a Londra e c'ha tutto piatto, non è che può fare. Noi qui, bene o male, quasi tutti andiamo in montagna. Quando si fa dislivello, la forza già la si fa, non è sempre correre nella pianura dell'Oltrepò, sempre sul piatto, quindi già la forza la mettiamo.
però nei programmi di corsa noi consigliamo sì sempre 2-3 volte a settimana fare mettere un programma di rinforzo. Nel libro descriviamo quelli che sono gli esercizietti semplici che insegniamo anche ai corsi per distretti corporei, quindi noi diamo tanta importanza al piede, però per chi corre è importante far lavorare tutta la muscolatura, e diamo molta importanza anche alla muscolatura degli arti superiori, ad esempio, tutto quello che gli esercizi di plank per il core, ma anche le flessioni, i tricipiti, i lavori col TRX. Chi fa i programmi di corsa della clinica del running 2-3 volte a settimana mette dentro questi programmi, vabbè, li conosci benissimo, sono 30 secondi di esercizio, 10 secondi di riposo, 30 secondi di esercizio, 10 secondi di riposo, andare avanti per 40 minuti così è anche un bel lavoro aerobico alla fine, dove andiamo a rinforzare tutti gli distretti corporei. Quindi non diamo importanza solo al piede, il lavoro di forza lo mettiamo dentro per tutti, anche per chi fa le maratone, il maratone sul piano, i nostri colleghi che fanno gli allenamenti, io li insegno, così come diamo importanza alla mobilità. Non diciamo a tutti di fare stretching, perché vabbè, è stato sui libri dello stesso stati scritti più libri sullo stretching che libri di cucina, probabilmente ce ne sono 1 miliardo. Negli anni 70, negli anni 80 non c'era ancora tanto marketing intorno alla corsa, l'unico modo per creare un po' di marketing per vendere era scrivere libri sullo stretching. Ho cominciato a scrivere libri sullo stretching e ogni giorno usciva un libro sullo stretching, da Bob Anderson in poi ne hanno pubblicati miliardi. E noi adesso lo stretching, diciamo, programmi di, non è stretching, programmi di mobilità, quindi lavori tipo Pilates per intendersi, ci vanno a mobilizzare bene le articolazioni a fine corsa senza fare la classica posizione, stare lì 60 secondi a tirare. Però ecco, se fa un buon programma, perché riesce, appunto, bisogna allenarsi spesso, quindi cercare quasi tutti i giorni, 5 volte a settimana, anche poco, 10 minuti, 20 minuti, ma il giorno che si fa poco, poi dice, ok, 20 secondi di mobilità, invece che mettersi sul divano, ok, 20 secondi di esercizi di mobilità, 20 minuti di esercizi di mobilità, piuttosto che 10 minuti di esercizi di forza. Quindi alla fine è sempre lì, ci facciamo un po' tante paranoie, ma è semplici, le cose semplici, senza esagerare, perché ne stavamo parlando prima del collegamento, che nel trail poi, diciamo, aumentando così tanto le gare, aumentando i partecipanti, appena iniziare la gente ci dà dentro un po' anche troppo, e nel trail con tutto il dislivello. Non riesce a mettere bene a fuoco, tanti fanno fatica a mettere a fuoco, purtroppo i tempi sono diversi per ognuno, c'è chi impiega meno, c'è chi impiega di più, però non si può pensare di partire a correre 10 km e fare il Kima, perché l'anno prossimo fanno il Kima. Non ho bisogno dei suoi tempi. Sì, esatto, anche perché la corsa trail avrà la variabilità di appoggi, quindi meno problemi in un senso, però ne crea problemi di sovraccarichi perché comunque quando c'è dislivello serve comunque una buona base di forza, che se uno è anche abituato a correre in piano, poi quando la trasporta fuori, e serve tanta forza anche a correre in discesa, quindi anche lì salgono un sacco di problemi che poi anche tu vedi. Un'altra cosa che volevo chiederti, ricollegandomi all'inizio quando hai detto degli infortuni più comuni, il primo, che è quello che vedo tantissimo e quello che quasi tutti noi abbiamo fatto, che è la bandelletta, per quello, secondo te, Renzo, è sempre solo un problema di sovraccarico o c'è anche qualche, non so, debolezza di qualche catena muscolare che si può andare a lavorare? Praticamente, bandelletta, si va, allora incominciano, ti guardano i piedi, se uno un po' così, se uno un po' cos'ha, poi ti guardano la stragalo, come si muove, poi ti guardano il bacino,
il multifido se ha un ritardo della contrazione. No, non c'è nessun legame. Qualcuno addirittura si fa mettere il bite in bocca per la vendelletta, hanno visto di tutti i colori. Poi magari uno mette il bite in bocca, passano tre mesi, veramente la vendelletta gli si disinfla la zona lì, cioè, è una compressione, non è un'infiammazione. Per un qualche motivo può essere che gli passi. Il problema della vendelletta è un problema di fare troppo, quindi troppo dislivello, soprattutto in discesa, si esagera e viene. Come si cura? Tante volte si fa rinforzo del gluteo, dice no, è il ginocchio che è troppo valgo. Guarda, ci sono un sacco di studi interessanti che fanno delle cose. Sì, è vero, a volte il rinforzo funziona, però non funziona per quello che pensiamo noi. Funziona perché si crea adattamento delle superfici, quindi delle strutture articolari, delle strutture muscolari. Quindi non l'hanno ancora fatto, ma secondo me se si mettono a trattare delle vendellette facendo un programma di panca piana e facendo lavorare solo i bicipiti e i pettorali, probabilmente si avrebbe un buon successo di guarigione anche facendo quello, perché il corpo ragiona in un modo strano. Non ci concentriamo tanto sul gluteo, facciamo lavorare tanto sul gluteo, solitamente funziona. Facevo anch'io fino a qualche anno fa, si faceva controllare quello che è il valgo dinamico del ginocchio, no? Quindi diceva, ah, com'è che fa il gradino? Vedi, ti casca un pochettino il ginocchio all'interno, fai cascare il ginocchio all'esterno. Allora metti lì, gli fai fare 1000 esercizi fino a quando impara a controllare il valgo, fai, intanto i muscoli si rinforzano, passa il tempo, i muscoli si rinforzano, eccetera. Passa il male, la persona comincia a correre, se voi la riguardate dopo un po', fate fare il valgo, rifà il movimento che faceva all'inizio, però il male non ce l'ha più, va bene, l'importante è che sia passato il male. Quindi non ci sono, da letteratura scientifica, dei legami particolari con nessuna asimmetria, con valghi, eccetera. Sappiamo che ci sono delle cose che funzionano. La prima cosa che funziona è programmare bene gli allenamenti, quindi più male in discesa, ok, torniamo alle discese, sei fortunato, vai su in erna qui da Lecco, poi torna giù con la funivia, eviti la discesa, evitare le attività dolorose, frazionare gli allenamenti in modo da non arrivare al dolore, e fare un programma di rinforzo. Non sappiamo perché funziona il programma di rinforzo, però solitamente funziona. La vendelletta è una delle patologie più ostiche, comunque tra tutte le patologie che vedo, quando vedo una vendelletta dico, cazzo, la vendelletta mi sta antipatica perché è difficile da guarire. Se io lavoro con degli ortopedici, con un ortopedico in particolare, quando è una delle poche cose che faccio infiltrare, se si riesce a togliere il dolore subito è meglio. E anche in letteratura ci sono delle buone evidenze, quindi fa male la vendelletta, se ha dolore in quella zona lì all'interno del ginocchio, anestetizzarla, lidocaina, un po' di cortisone, bene, la persona non ha più, si sveglia la mattina, sta meglio, riesce a scendere le scale, si muove nel modo corretto, ha meno paura e guarisce molto più la svelta. Se invece si sente sempre il dolore, probabilmente ci si muove male, è una di quelle cose che si interiorizza molto e va facilmente verso la cronicità. Quindi tante volte lavoriamo un po' di anestetico, va bene anche una terapia farmacologica, è una delle poche patologie dove consigliamo i farmaci, e poi il lavoro di rinforzo e controllare gli allenamenti. Ottimo. Comunque nel libro, anche quello, se comprate il libro sul nostro sito, ci sono tutte le, nella zona rossa, è un librone, la parte rossa sono le patologie, e quando andate patologia per patologia trovate, vendelletta, trovate esattamente quello che vi ho detto io, penso, perché visto che l'ho tradotto tutto io, anche se sono rimasto. Ecco, vediamo se il traduttore è stato... Ho messo il nome, perché è rimasto il nome della casa editrice, il grosso del lavoro di traduzione l'ho fatto tutto io. Sindrome della vendelletta iliotibiale, patologia più frequente nei fondisti, nella maratona e nel trail, chiamata anche sindrome del tergicristallo, test diagnostici chiave, trattamento a breve termine, trattamento a lungo termine. La prima cosa che mettiamo è quantificare lo stress meccanico,
aumentando gradualmente il volume, il numero degli allenamenti alla settimana, e, però alla fine mettere le corse in discesa, no? Come dice, se vai in discesa, eseguire esercizi di rinforzo per la muscolatura dei glutei, gli esercizi funzionali, che indichiamo a pagina, considerare l'infiltrazione con un cortisonico in alcuni casi, e poi diciamo come fare a prevenirla, e mettiamo un po' di dati, di letteratura per chi vuole andare a ricercare le cose più particolari. Sbirciare. E un'altra cosa, l'ultima, perché siamo andati stasera, Siamo andati. ne faremo sicuramente un'altra, perché è un mondo affascinante, ma Sì, che occorre il suo però questa tempo. è anche il mio collega, la facciamo più running clinic, più. Ecco, e invece l'ultima cosa che ti chiedo, sempre che ho beccato dalle vostre dirette, è l'utilizzo del ghiaccio. Io, sono Ghiaccio. sincero, lo consigliavo spesso. Ai primi, diciamo, sintomi di infiammazione tendinite, e utilizzavo parecchio ghiaccio. Ghiaccio, se vai con le pelli di ghiaccio, metti i coltelli e ghiaccio. Ghiaccio, anche io ho sempre usato tanto ghiaccio. Una delle cose, noi siamo pronti, io prima di tutto sono sempre pronto a cambiare opinione. Adesso ho cambiato opinione sul ghiaccio da poco, fino a qualche anno fa, direi fino a un paio d'anni fa, fino a 2 anni fa, anche io facevo mettere il ghiaccio a tutti. Un annetto fa ho iniziato a non dirlo più, adesso quasi lo sconsiglio perché le evidenze scientifiche ci dicono che il ghiaccio non serve a niente. Noi facciamo mettere il ghiaccio perché siamo convinti che il ghiaccio funzioni e faccia bene. Ne siamo talmente convinti che anche il paziente si convince che fa bene, però in realtà sembra che in alcuni casi ritardi anche la guarigione. Quindi facciamo male a mettere il ghiaccio in alcuni casi. Quindi il ghiaccio non lo consigliamo più, a meno che non sia se c'hai la sfiga che sei sulla neve, cadi, ti fai male, pesti il dito, storti il dito, allora sì, subito il ghiaccio, in quel momento lì, lo devi ghiacciare in quel momento lì nel quale ti sei fatto male. Se passano già mezz'ora, un'ora, non serve più. Qualcuno dice, ah, ma effetto anestetico. Bah, non lo so. Io una volta ho preso una distorsione di caviglia, ho messo sul ghiaccio, mettevo il ghiaccio, piangevo dal male, faceva più male, mi dava fastidio il ghiaccio, sentivo più volentieri il caldo che il ghiaccio. Però se qualcuno continua a dirti metti il ghiaccio che fa bene, tu ne sei talmente convinto che continui a mettere il ghiaccio. Mi dicono, ma il ghiaccio rallenta l'infiammazione. L'infiammazione è giusto che ci sia, perché dobbiamo rallentarla? L'infiammazione è quel processo che mi fa guarire il tessuto al suo corso. Ed è giusto che avvenga, perché voglio bloccarla? Se blocco l'infiammazione, rallento la guarigione. Però non è un grandissimo problema quello del ghiaccio, perché malissimo non pare che faccia. Che fa malissimo sono gli antinfiammatori, che vedo tantissimi che vengono da me, prendono l'antinfiammatorio. Ho preso l'Aulin, ho preso l'Occhi. Gli antinfiammatori uccidono negli Stati Uniti ogni anno 16.000 persone. E in Italia non è che ne andiamo molto lontano, quindi non sono vittime da Covid, però gli andiamo bene bene a ruota. Se sommiamo in un po' di anni facciamo lo stesso numero di vittime di Covid per gli antinfiammatori di libera vendita, quindi l'ibuprofene, la tachipirina, eccetera, per danni gastrici, danni intestinali, piuttosto che problematiche varie. Quindi se il ghiaccio, vabbè, metterlo o non metterlo non è che succeda niente di particolare, meglio non metterlo di solito. Se qualcuno lo sente volentieri, va bene, lo può mettere. Gli antinfiammatori vanno presi solo su consiglio medico e speriamo di riuscire a fare tanta formazione anche in ambito medico, perché tante volte anche lì vengono consigliati gli antinfiammatori quando non c'è bisogno. Un po' troppo facilmente. Questo è un mio atleta del Corsa Piemonte. da piede sinistro causa botte ripetute su pietre. Allora, primo, non prendere più botte ripetute sulle pietre. Se prendi le botte bisogna vedere che allora, questo sembra è un problema di carico errato, probabilmente. Le borse, dipende da che borsite è.
le borsite acute fanno molto male e tante volte si riescono a, beh, ci vuole, se la struttura è irritata e continuo a caricarla, continuo a sentire il dolore, quindi non dovrò farla disinfiammare, il tempo fa il suo corso. Ci sono invece delle borse, tendine, che non guariscono tanto facilmente da sole, c'è bisogno magari di fare un'infiltrazione, come nella vendelletta, si fanno delle infiltrazioni, se si sente l'ortopedico, se è il caso di fare una terapia farmacologica specifica. Puoi scrivermi, mi spieghi bene qual è il problema e ti rispondo. Il mio sito è physioran.it, c'è sull'indirizzo mail, se mi mandate la mail, io sono sempre disponibile a rispondere. Bisogna capire che tipo di borsa tendinea è. Per esempio la borsa tendinea retroachillea, che sembra una tendinopatia achillea, a volte la borsa che si infiamma, vedo un sacco di borsa infiammata, fare le cose, c'è la borsa infiammata, devono solo imparare a comprare le scarpe mezzo numero in più. Sembra, è una banalità. Keep it simple, stupid. A volte le persone, soprattutto le donne, perché se prendono il 39 invece che il 38 fa brutto, allora prendono il 38 schiaccia sul tendine d'Achille, gli infiamma la borsa continua a far male, loro vanno a correre e la scarpa schiaccia, e devi prendere la scarpa un numero in più, cambiare l'allacciatura, lasciare un po' più di spazio davanti e liberare lì, oppure vai a correre a piedi nudi. È un po' più difficile. Tante scarpe adesso sono molto dure, hanno quello che è il sostegno calcaneare rigido, schiaccia, però se uno ha un po' una deformazione del calcagno, schiaccia molto e da parecchio dolore, e lì bisogna modificare la calzatura. Ottimo. Benissimo. Parecchio male. Sempre lui. Però l'importante è che riesca a correre, no? Però, Sì, l'importante è correre. Comunque, correndo si abbassa il rischio di morte per tutte le patologie del 60%, quindi io preferisco un po' di dolore al tendine d'Achille a una borsa del fiede, che avere una probabilità più che doppia di morire per qualsiasi altra causa. Ok, ottimo. Bene, quindi no, mi interessava tantissimo questa cosa qua del dolore, perché ci sono gli estremi di chi appena sente qualcosa va a fare 4 risonanze, o c'è chi invece per un mese si porta avanti i dolori, magari anche con antinfiammatori, eccetera, eccetera. Ecco, cerchiamo una via di mezzo. Purtroppo nella medicina moderna viviamo in un'epoca di di ipermedicalizzazione, la medicina, io dico sempre, un po' come i negozi per bambini piccoli, cioè vabbè, il bambino piccolo lascia una volta sola, vuoi non spendere, la medicina dice, ma per la salute vuoi non spendere, e si spende troppo, si fanno troppe indagini, si fanno troppe terapie, si consumano troppi farmaci. Bisogna passare a una medicina più snella, problema che nessuno ha interesse ad avere una medicina più snella. Questo non, io sono il primo che dice ci vogliono i farmaci, quando servono, ci devono essere i vaccini. C'è una medicina essenziale e c'è una medicina non essenziale di vendita, e adesso si va molto verso la vendita. Quindi si va a ricercare troppo, c'è tutto un marketing dietro di cose che si fanno, che non hanno nessun senso, di trattamenti passivi. Adesso c'è questo boom dell'osteopatia, di questi, diciamo, sono ragazzi che finiscono l'università, non hanno lavoro, si iscrivono a queste scuole private, pagano un sacco di soldi per avere in mano un titolo che è l'equivalente della carta del burro, poi magari sono bravi e fanno il mio lavoro meglio di me, però non hai il titolo per poterlo fare. Ed è tutto un marketing, loro che vendono trattamenti passivi che non servono, le scuole che continuano a formare persone che fanno dei trattamenti passivi che sono superati e non si fanno più non si dovrebbero più fare da 50 anni. Gente che vende le apparecchiature medicali, le Tecar, che vende apparecchiature a 20.000 euro e fanno le pubblicità con Ronaldo, bisogna venderle. Se si compra un'apparecchiatura che costa 20.000 euro bisogna farla funzionare, e quindi bisogna avere lì le persone che la fanno andare. Si fa tanto, si fa troppo, e poi alla fine è la scarpa che invece che essere il 39 il 38 vai, cambia la scarpa e hai risolto il problema.
Assolutamente, quindi ecco, chi si avvicina, chi vuole, ha bisogno di qualsiasi figura, cercatela anche referente, non tutti gli ortopedici trattano trail, trattano corsa, non tutti i fisioterapisti, non tutti gli allenatori, cercate chi è competente, uno di base e che magari è competente ancora di più nel vostro settore, quindi come diceva Renzo, l'allenatore che magari è specifico, il fisioterapista che magari ancora visto uno sportivo e non è il medico che vi dice se avete male basta che stai fermo e ti passa perché non sa neanche cosa sia la corsa, perché anche con tutto il bene che ci vogliono ogni tanto alcuni consigli scappano un po', come diceva lui, ancora la vecchia guardia che si dimenticano che tenere ferma una persona che è abituata a allenarsi 5 volte a settimana non è proprio, anche a livello psicologico non è recepito. Ve lo dico io il primo che cerco di tenere fermi gli atleti, so che quando devo tenerli fermi, perché hanno veramente qualcosa, è veramente difficile e li capisco, quindi ecco. Mai, Se non figurati, serve... sempre qualcosa da fare. Adesso, chiuse le piscine, quello è un po' un problema. In bicicletta ha fregato si lì. può allontanare troppo, se c'è un po' limitato, ma qualcosa da fare si trova sempre. Assolutamente, benissimo. Ok, Renzo, allora io ti ringrazio Io ringrazio te questa e ci sera. vediamo alla prossima. Ne Assolutamente facciamo sì. Gli un'altra sulle scarpe o in base alle domande che ti arrivano. argomenti caldi. Io in fondo al post, mi raccomando, scusate, sotto il video, poi in descrizione vi lascerò i contatti per il sito, il contatto che gentilmente vi lascerà Renzo, non abusatene per scrivergli mi fa No, no, voi male. scrivete, Ogni tanto. giorno un dito dal piede. No, no, voi scrivete, scrivete, che a me fa piacere. Bene, grazie a tutti per aver partecipato. Se volete, mandate ancora nei commenti domande, perché tanto Renzo lo massacreremo sicuramente andando avanti nel tempo. Sfrutteremo la presenza sua e dei colleghi. E buona serata a tutti. Grazie. Ciao, 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 grazie.